Ma come fa questo OnePlus 6 a costare così poco? Questa è una domanda che si fanno tutti quando arriva un nuovo smartphone di OnePlus sul mercato. Come fa un dispositivo ad avere delle caratteristiche hardware migliori di tanti altri top di gamma, ma magari costare di listino 100, 200, 300 euro in meno rispetto a loro? 519 euro per portarti a casa uno OnePlus 6 non sono assolutamente pochi, ma è anche vero che con due di questi si fa un iPhone 10 che costa più del doppio. Voglio quindi spiegarvi da dove deriva questa convenienza di OnePlus 6, cercando di capire dove l'azienda non ha fatto compromessi e dove si ha un'esperienza davvero top di gamma e invece dove c'è ancora della strada da fare, quindi non sarà una classica recensione. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo quindi un paio di cose. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina delle notifiche qua sotto e soprattutto per altri video come questi sapete già che cosa fare, lasciate un like a questo video. Con tutte le recensioni che avrete letto o visto in questo mese, probabilmente OnePlus 6 lo conoscete pure meglio di me, ma voglio portarvi a ragionare per capire dov'è che effettivamente l'azienda ha fatto dei risparmi che poi magari non ricadono effettivamente sull'utente e dov'è che invece ha fatto all-in, andando ad investire tutto quello che serviva per creare un'esperienza d'uso fantastica. Parliamo ad esempio di display. Nella parte frontale di OnePlus 6 si trova un ampio schermo da 6,3 pollici, 6,28 per la precisione, con tecnologia AMOLED e una risoluzione Full HD+, una risoluzione Full HD estesa per andare a accomodare il fatto che il display è un pochino più lungo del solito. Sì, nella parte superiore dello schermo c'è la tacca, la tanto odiata tacca, il notch nello schermo che è stato ripreso come elemento pari pari da iPhone 10, che purtroppo è diventato una caratteristica di punta ormai anche degli smartphone Android. Sebbene questo sia un buon display a 360 gradi nell'utilizzo quotidiano, ha una buona fedeltà di colori, ha un'ottima profondità dei neri grazie alla tecnologia AMOLED, ha una buona definizione, non è assolutamente uno schermo al pari di telefoni Samsung o di telefoni LG che dalla loro hanno delle chicche in più. Il telefono di LG, per esempio, ha una risoluzione molto più alta e una luminosità di picco decisamente superiore rispetto a questo OnePlus 6. Lo schermo di Samsung è qualitativamente migliore e raggiunge dei colori così profondi da supportare quindi lo standard HDR che qui invece su OnePlus 6 non si trova. Questo non significa che sia un cattivo schermo, ma semplicemente questa è una delle aree dove OnePlus 6 mostra delle ottime performance, ma assolutamente non ancora raggiunge i livelli di un top di gamma che magari costa 200-300 euro in più. Rimanendo sempre nell'ambito multimediale, non si può negare che OnePlus ha fatto una scelta intelligente, continuando a mantenere il supporto al jack delle cuffie nella parte inferiore del dispositivo. Un jack delle cuffie che funziona bene, che è sempre molto pratico e che ci permette in qualsiasi momento di preferire delle cuffie con cavo a quelle Bluetooth, che comunque funzionano alla perfezione. Mi è piaciuta quindi questa scelta, non ho apprezzato tantissimo invece lo speaker di sistema, che non soltanto è uno solo, mono e quindi con un audio estremamente direzionale, ma soprattutto ha una qualità non particolarmente brillante ed è troppo facile coprirlo con la mano nel momento in cui utilizziamo il dispositivo in landscape. Altri telefoni che magari costano di più hanno il supporto all'audio stereo, che magari viene ottenuto utilizzando la capsula auricolare e appunto lo speaker di sistema nella parte inferiore del dispositivo, e l'esperienza è decisamente più immersiva. Qui l'audio è discreto, ma sebbene OnePlus si sia salvata in corner con l'inclusione ancora del jack delle cuffie, devo dire che a livello di riproduzione sonora non siamo ai livelli, ad esempio, di un LG G7. E anche sull'esperienza fotografica vado a fare un po' le pulci a OnePlus. Qui abbiamo due moduli nella parte posteriore del dispositivo: uno, il primo, il principale, da 16 megapixel con apertura f1.7 e un secondo da 20 megapixel. A che cosa serve questo secondo modulo? Sarà grandangolare, sarà in bianco e nero, sarà telescopico? Beh, questo secondo modulo non serve fondamentalmente a nulla, infatti si attiva soltanto nell'utilizzo della modalità ritratto e va ad aiutare la fotocamera principale per capire come è posizionato il soggetto rispetto al resto della scena. Sebbene quindi OnePlus abbia offerto un'esperienza fotografica molto buona all'interno di questo dispositivo, con un'app fotocamera che secondo me è una delle migliori in circolazione per quanto riguarda la sua semplicità e in generale per delle foto che possiamo catturare durante il giorno e durante la notte, secondo me di buona qualità, non abbiamo ancora quell'effetto wow che troviamo su altri top di gamma che,
specialmente al buio, riescono ancora ad avere una spinta in più rispetto a questo OnePlus 6. Non soltanto delude la presenza di una seconda fotocamera praticamente inutile, ma fa quasi sorridere il fatto che con la fotocamera frontale, anch'essa da 16 megapixel, possiamo andarci a fare i selfie con la modalità ritratto con uno scontorno ottenuto completamente tramite software che alla fine funziona benissimo. Quindi significa che la seconda fotocamera fondamentalmente è completamente inutile. Ho criticato quindi OnePlus, ma voglio anche ovviamente andare a parlare degli aspetti che mi sono piaciuti, uno su tutti il design, un design che su OnePlus 6 mi ha davvero colpito, soprattutto per l'utilizzo dei materiali. Qui abbiamo un retro in vetro che però con questa particolare colorazione e finitura sembra alluminio, cattura pochissime ditate, è molto resistente, non si graffia facilmente e l'effetto finale è davvero bellissimo. È un dispositivo che utilizzo con grandissimo piacere, trovo anche relativamente ergonomico, seppur sia molto grande. OnePlus peraltro ci viene incontro per proteggere questo telefono, includendo in confezione una cover che non sarà bellissima, ma almeno inclusa in confezione, e soprattutto proteggendo il display con una pellicola già preapplicata. Anche questa pellicola non è proprio al top, ma apprezzo il fatto che non venga costretto l'utente a dover fare magari degli acquisti già il primo giorno per proteggere la salute del proprio dispositivo. E se c'è poi una cosa che apprezzo tantissimo dei telefoni OnePlus è il selettore a tre modalità sul fianco destro del dispositivo, che ci permette di passare al volo da un profilo con suono ad uno in vibrazione oppure completamente silenzioso. Questa caratteristica di OnePlus io la vorrei assolutamente su tutti gli smartphone. Vi ho parlato di retro in vetro e quindi vi verrà subito in mente che all'interno di questo dispositivo magari c'è la ricarica wireless. Purtroppo è sbagliato, non c'è la ricarica wireless all'interno di questo dispositivo e secondo me è un vero peccato, perché ci sarebbe stato benissimo l'inclusione di questa modalità di ricarica, perché si sta diffondendo tantissimo in questo periodo e avrei preferito trovarla anche qui, ma è un piccolo peccato veniale, anche se ancora una volta si va ad evidenziare il fatto che questo telefono costa meno per un motivo. OnePlus però compensa in due modi e quindi chiudo tranquillamente tutti gli occhi davanti a questa scelta, perché il telefono ha una batteria da 3300 mAh che ci permette di coprire abbondantemente tutta la giornata di utilizzo. Anche con 6 ore di display attivo, OnePlus fa un miracolo. Infatti, devo dire che 3300 mAh sembrano sottostimati quando si legge una scheda tecnica, ma poi nell'utilizzo quotidiano sono davvero eccellenti. La ricarica poi avviene con il caricatore incluso in confezione Dash Charge, che è velocissimo e che ci permette in pochi minuti, nel classico tempo di una doccia, di riempire sufficientemente la batteria per poi continuare ad affrontare in maniera tranquilla il resto della giornata. Tiro però le orecchie a OnePlus su una cosa: sebbene il software di cui vi parlo fra poco sia eccellente, le opzioni di risparmio energetiche sono davvero ridotte all'osso. Possiamo soltanto attivarle o meno, ma non cambiare il loro comportamento, e mi sarei aspettato sotto questo punto di vista qualcosina in più. C'è poi un altro aspetto di OnePlus 6 che nell'esperienza quotidiana fa davvero la differenza, cioè le opzioni di sblocco. Possiamo scegliere di sbloccare OnePlus 6 con il classico dito, quindi con l'impronta digitale, tramite il lettore posto nella parte posteriore del dispositivo, che è velocissimo e molto preciso, ma se vogliamo possiamo guardare il telefono e sbloccarlo grazie appunto allo sblocco con il volto. Unendo queste due tecnologie si ha un'esperienza di sblocco davvero fantastica, perché l'estate possiamo utilizzare quello che vogliamo, ma l'inverno, magari quando abbiamo i guanti, possiamo fare più affidamento sullo sblocco facciale, che è davvero istantaneo. Fino ad ora vi sembrerà che ho parlato male di questo telefono, ma in realtà non è così. Voglio soltanto farvi capire dov'è che OnePlus va un po' a tagliare per far sì che il prezzo finale di vendita sia vantaggioso, ma ci sono dei settori di questo telefono dove in realtà OnePlus non guarda in faccia nessuno, fa la vera e reale differenza, che poi forse è quello che l'utente nota, e secondo me stacca tantissimi altri top di gamma, e ovviamente sto parlando delle prestazioni. All'interno di OnePlus 6 abbiamo un Qualcomm Snapdragon 845 come processore, 6 od 8 GB di memoria RAM e uno storage che va dai 64 ai 256 GB. Non c'è l'espansione di memoria, ma c'è l'opportunità di utilizzare due schede telefoniche contemporaneamente, una cosa che io apprezzo personalmente tantissimo, e questo OnePlus 6 è secondo me il telefono più veloce in circolazione. A livello di prestazioni non lo batte nessuno, e la combinazione di hardware eccellente e assolutamente prestante più software molto curato permettono a OnePlus 6 di staccare di netto i competitor.
A livello prestazionale, infatti, OnePlus 6 stacca tutti. È un telefono velocissimo che non fa rimpiangere nessun altro dispositivo in circolazione, sia che si faccia un utilizzo più blando, social, app, navigazione web, sia che si faccia un utilizzo decisamente più intenso. Qui non avremo per forza la necessità di comprare magari un gaming phone se si vuole giocare in 3D con gli ultimi titoli, perché qui girano alla grande. È un telefono che risponde sempre davvero molto bene e che peraltro viene accompagnato da un software che ho apprezzato tantissimo. È ovviamente la Oxygen OS, che poi è una personalizzazione di Android Oreo 8.1 quasi stock, con però qualche opzione in più, con qualche ritocco in più che va a beneficio sia delle prestazioni ma anche dell'esperienza d'uso e della personalizzazione grafica. È una delle versioni di Android che più ho apprezzato negli ultimi mesi, perché riprende ciò che ci offre Google ma ci mette qualcosa in più, e quel qualcosa in più funziona davvero molto bene. Che cos'è che troviamo ad esempio su OnePlus 6 che su altri dispositivi non c'è? Un sistema di navigazione a gesture eccellente, che ricalca un po' quello di iPhone X, ma che funziona molto bene, che ci permette di sfruttare tutta la enorme superficie del display per qualsiasi contesto di utilizzo e non per avere dei tasti di navigazione che soltanto rubano spazio. Queste gesture ci permettono davvero di muoverci nel sistema operativo con grande fluidità ed è uno dei tanti piccoli vantaggi che il software di OnePlus offre rispetto alla concorrenza, che su alcune cose sta un po' dormendo e che qui invece all'interno di OnePlus 6 troviamo e apprezziamo. Insomma, sembra quasi scontato, ma OnePlus 6 è ovviamente il classico best buy. Costa 519€ nel suo modello base, una cinquantina d'euro in più per la versione che vi consiglio, cioè quella 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage, quella che poi prendiamo generalmente come riferimento. È un telefono che funziona semplicemente bene, è un telefono che offre un'esperienza d'uso eccellente, che verrà aggiornato nel corso dei prossimi mesi alle nuove versioni di Android, forse con più celerità rispetto a tanti altri top di gamma in circolazione. Qui OnePlus ci offre un'esperienza d'uso eccellente che poi va a braccetto con ciò che è la filosofia di OnePlus più il supporto della community, che su OnePlus 6 si sente e in generale permea un po' il brand OnePlus ormai da qualche anno a questa parte. Se quindi state cercando uno smartphone sotto i 600€, non potete far altro che considerare OnePlus 6 nella vostra rosa di nomi, perché è un dispositivo da assolutamente tenere in considerazione. Se lo volete acquistare, trovate anche un link in descrizione qua sotto. Noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video per itbull.com. Andrea Ricci.